questione dei lavori, mezz'ora sia più che sufficiente per dare un segno tangibile della presenza dei parlamentari a questa manifestazione, col patto che però si riprende effettivamente alle 5 in punto a votare la continuazione degli emendamenti, così come era stato stabilito e così come era stato garantito anche dal rappresentante del governo stamattina di arrivare con gli articoli per i quali si sono già acquisiti i pareri della Commissione Bilancio, cioè fino all'articolo 7. Così si avrebbe uno svolgimento ordinato e di buon senso dell'Aula. In alternativa è chiaro che non saremo in grado di confermare quelli che erano gli accordi fatti in precedenza. La ringrazio, onorevole Valente. Non intende più intervenire. Onorevole Fassina, lei ha chiesto di intervenire a favore? No, prima. Io ho una persona, quindi l'onorevole Malpezzi. Prego. Onorevole Malpezzi, sì. Presidente, onorevole Malpezzi, non ho sentito. Dobbiamo intervenire a favore. Sì, certo, intervengo a favore a nome del Partito Democratico perché non abbiamo mai smesso l'ascolto, quindi questa è un'opportunità ulteriore che ci consente l'ascolto e il confronto con persone che abbiamo già incontrato, che siamo felici di rincontrare e quindi, visto che ci viene data questa opportunità dai lavori d'Aula, noi siamo favorevoli alla proposta del collega Scotto. Grazie. Allora, colleghi, seguitemi. C'è una prima proposta che è stata avanzata all'onorevole Scotto, che è principale, che è quella di sospendere per un'ora dalle 16.30 alle 17.30. C'è poi una proposta dell'onorevole Pini che ovviamente, qualora fosse respinta la prima proposta che sospende per un'ora, sarà posta in votazione. Se viene approvata la prima, automaticamente la seduta è sospesa per un'ora. Quindi pongo in votazione la proposta avanzata dall'onorevole Scotto di sospendere la seduta dalle 16.30 alle 17.30. La votazione è aperta. Siamo colleghi? Carloni.